Grande Tigre mi ha ufficialmente sfidato. E così, se la fortuna mi abbandonerà, io morirò. Morirò, ma gli farò pagare cara tutte le malefatte che Tana delle Tigri ha compiuto. Naoto, sappi che Uomo Tigre non morirà mai. Oh, ti ho svegliato. Mi dispiace molto, Ken. Signore, venga, la prego. Sì, subito. Roriko. Come stai, Ken? Ti vedo migliorato rispetto a ieri. Sì, mi sento molto meglio e le ferite mi fanno meno male. Scommetto che ti rimetterai molto presto. Lo spero, ma dimmi una cosa. Chi stava parlando con voi nel corridoio? Era Baba? Sì, c'erano lui e l'Uomo Tigre. Ma com'è sbadato? È venuto a trovarti e non è neanche entrato in camera. Sinceramente preferisco vedere te piuttosto che il mio allenatore, anche se è una persona che ammiro. Si vede che stai meglio, hai anche voglia di scherzare. Cosa cerchi? Un vaso, vorrei metterci questi fiori, sono così belli. Non preoccuparti, lasciali lì sopra, ci penserà dopo l'infermiera a metterli a posto. Roriko. Cosa c'è? Mi sembra strano che Naoto non mi abbia salutato, sai dove è andato? Mi dispiace, credevo lo sapessi da tempo. Non riesco a credere che tu non abbia avuto il sospetto che Naoto sia Uomo Tigre. Ma tu lo sapevi, non è vero? Roriko, non girare la faccia, guardami! Naoto Date è l'Uomo Tigre. Sì, lo sapevo. Chi te lo ha detto? L'ho capito da sola, ma volevo che fosse un segreto. E perché? Ho paura che cambino i rapporti tra me e Naoto. In che senso? Potrebbe non farsi più vedere perché si vergogna di ciò che è stato. Io non credevo, mi dispiace molto. Forse avrei fatto meglio a non dire niente. No, hai fatto bene. Non posso più continuare a fingere di non sapere niente. Tu credi? Non preoccuparti. È molto meglio così. Quei fiori sono stupendi. Forse è meglio che ti riposi. Non vorrei che ti affaticassi troppo, sei ancora debole. Hai ragione tu. Bene, allora ti lascio dormire. Continueremo questo discorso più tardi, d'accordo? Perché? Cosa vuoi sapere? Beh, ecco, io vorrei che mi dicessi tutto ciò che sai su Naoto. Scusate l'interruzione, ma deve uscire, signorina, perché tra poco arriverà il medico. Certo, ha ragione. Senti, io vado a fare una passeggiata. Ciao. Ciao.